situazione troppo grossa, anche perché io a Gibellina c'ero già stato prima, quando Gibellina era in Biedi, e la conoscevo bene. Poi mi trovo in questa situazione, vedo quello che è rimasto di Gibellina e mi viene in magone. A Gibellina ricordo quel giorno che erano le elezioni comunali e c'era la forza dell'ordine di servizio, questa sede per le elezioni. E quelli che erano qui non hanno saputo dare notizie di quello che era successo. Qui siamo nella parte bassa della vecchia Gibellina, dove si scendeva la strada che andava verso Salaparuta. Tutto questo che vedete sono tutte le vecchie case cementificate così come erano dalla pianta di una volta. Da quella parte ancora vediamo i vecchi residui del terremoto che sono, mi resta strano, ma sono rimasti dopo tanti anni, sono rimasti ancora in piedi così come erano ai tempi del terremoto. In questura è arrivata la notizia che c'era stato il terremoto a Gibellina, era tutto distrutto o semidistrutto, e io sono stato inviato qua per documentare fotograficamente ciò che era avvenuto. Io documentando sono rimasto anch'io coinvolto dal terremoto delle due e mezza che ero stato. Io con l'autista eravamo a Poggio Reale. Stavamo scendendo verso Gibellina perché dovevamo venire a prelevare un camion proveniente da Palermo con gli aiuti umanitari ai terremotati, coperte e altro. Non sapendo questi ragazzi dove andare, noi altri dovevamo prelevarli al laboratorio di Gibellina per portarli su verso Poggio Reale. Se non che mentre scendevamo verso il laboratorio di Gibellina che era là sotto, c'è stata la scossa di terremoto. La nostra fortuna è stata che una trave di una casa posta alla destra, la nostra destra, percorrendo verso giù, si è messa di traverso sull'abitacolo della vettura. Quindi i conici di tufo che cadevano sulla trave e andavano un poco sul cofano anteriore, un poco sul cofano posteriore. E noi, dentro la macchina, man mano che il tetto si abbassava con la caduta dei tufi, noi ci andavamo passando, fino a quando poi è ferita la caduta dei massi, diciamo, dei tufi. Per nostra fortuna si è rotto un vetro dello sportello attraverso il quale io per primo sono uscito e ho dato aiuto al collega che era stato già preso dal panico prima di me, che poi ci sono capitato io e la crisi è passata a lui e è venuta a me. Io sono stato preso svenni, in poche parole, tensione nervosa, stress, eccetera. Poi mi sono svegliato ed ero a bordo di un mezzo della polizia che era qua per motivi di servizio in quanto c'erano, come dicevo prima, le elezioni comunali. E quando mi sono svegliato, a fianco a me c'erano feriti e una bambina deceduta sul plancito. Io appunto lì mi sono, non lo so, che ho avuto un raptus, mi sono cugiato da fare, aiutare a tirar fuori gente da sotto le macerie, a dare una mano di aiuto a questa povera gente che si rifugiava o la parte del cimitero vecchio dove era già c'era un certo centro dove si raccoglieva un po' di gente, oppure alla stessa beveratoia là sotto.
Per me è un brutto ricordo, sinceramente, ritornare in quei luoghi dove anch'io ho sofferto tanto, e perché no, anche la fame, perché lì solo quando si usciva mattina si andava in quelle zone, e non è che c'era niente da poter mangiare, da poter, quindi anche la fame ho sofferto in quelle zone. Ricordo un episodio che la mattina sono uscito con un pacchetto di wafer da Trapani, sono andato a Campobello di Mazara. Arrivato alla tendopoli di Campobello di Mazara mi viene incontro un bambino, ce me lo dai uno? Io ho preso tutto il pacchetto e gliel'ho regalato e io sono rimasto senza pazienza. È da allora, da esperienze vissute, che mi sono riproposto, dice, se mi riesce devo fare qualcosa per la società. Finalmente ci sono riuscito e oggi sono qua dopo 20 anni dalla costituzione di questa associazione, e per me vuol dire avere messo in atto ciò che avevo sempre desiderato da vecchia data, da quando si sono verificati degli eventi contro i quali non ci poteva nessuno. Nella vita, quando mai te l'aspetti, ti cade addosso il mondo, quando mai te l'aspetti. E sei solo, e se sei solo, non c'è speranza di sopravvivere. Questo mi ha insegnato. Ecco perché, ripeto ancora per l'ennesima volta, mi sono dato al volontariato. Ognuno ha bisogno del proprio simile. Pertanto fare volontariato e prestare la sua opera aiutando chi ne ha di bisogno, naturalmente avendo il tempo disponibile, anche 5 minuti di tempo da dedicare al volontariato, ad aiutare il prossimo, dà una grossa soddisfazione morale. Quando si sente tremare la terra sotto i piedi, prima si sente un forte boato e poi si sente tremare là sotto i piedi, e vedere l'asfalto della strada spaccarsi sotto i piedi è brutto. È brutto. Brutta sensazione. E si arriva al punto, devo aggiungere che si arriva al punto che si vive sempre con l'incubo che il terreno tremi sotto i piedi. Si sente sempre il terreno tremare sotto i piedi, anche che non è vero. Quindi lei si è sposato per colpa del terremoto? Sì. Ma perché? Perché? Perché allora in prima fila andavano sempre gli scapoli. Gli scapoli erano sempre in prima fila, lui sta aspettando, ora mi sposo così rimango un poco indietro. Invece no, sta sempre la stessa storia.